Oggi scopriamo il nuovo acquisto dell'Arezzo, Niccolò Gucci, tesserato dopo aver rescisso con la Vis Pesaro. Domenica scorsa Paolo Indiani lo ha gettato nella mischia contro il Grosseto proprio nei minuti finali. A Niccolò Gucci l'Arezzo chiede quella cattiveria in area di rigore che fino ad oggi è mancata. Io sono qui per fare qualcosa di importante, non mi nascondo certo dietro a un dito, come la società non si nasconde quando dice che l'obiettivo è vincere. Quello deve essere l'obiettivo comune. Domenica ho dato una piccola mano, spero di poterne dare sempre di più. Ecco, domanda di rito: qual è stata la prima impressione appena sceso in campo, appena avuto il primo impatto con il pallone? Ma l'impressione è stata ottima, ma già dal giorno prima, conoscendo un po' l'ambiente, si respira aria di professionismo alla fine, quindi... poi la domenica è sempre bello ed è stato bello poter contribuire. C'è sicuramente una bella atmosfera, va ampliato, insomma, va rinnovata sempre di più per arrivare alla fine all'obiettivo. Te sei un centravanti che è andato sempre in doppia cifra in Serie D. Sì, vediamo di dirlo anche a maggio. Allora, come giudichi questa squadra? Ecco, è una delle favorite alla vittoria finale, però si sa che insomma da qui a maggio c'è da camminare. Vabbè, chiaramente vincere non è mai semplice, ne vince una su 20 o su 3 o 4 squadre che sono attrezzate per farlo, quindi c'è sicuramente da lavorare. Da quel poco che ho visto, la squadra è forte, è attrezzata per poter arrivare in fondo e giocarcela fino alla fine. Ecco, qual è stato proprio il motivo determinante di questa scelta? Ma il poter provare, il cercare di vincere il campionato sicuramente è un qualcosa in più. Poi Arezzo come piazza la conosco da anni e mi ha sempre affascinato, e quindi la scelta è stata semplice alla fine. Un messaggio ai tifosi che ci seguono da casa? No, ma il messaggio che posso dare è che è quello che sicuramente a ogni allenamento e ogni partita darò il 110% di quello che ho per cercare di raggiungere l'obiettivo della squadra.